Se cortesemente potete prendere posto, sta iniziando il prossimo dibattito. Come sapete, abbiamo invitato tutti i leader dei principali partiti italiani in questa edizione da Treiu. Cortesemente, grazie. La destra ordinata, non la vedo. Qui è più ordinato che di là, e questa è la destra, quella è un po' più sinistra. Scusate, se cortesemente vi accomodate, grazie. Voi seduti, dopo facciamo i conti. Fotografi, mi raccomando, facciamo qualche foto e poi ci togliamo da davanti. Allora, diamo il benvenuto su questo palco al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ci ha fatto la cortesia di venirsi anche lui a confrontare con la platea di Fratelli d'Italia. A dire il vero, Enrico è un antesignano di Atreju, diciamo, è già stato in diverse occasioni della festa prima di essere segretario del Partito Democratico, ma conosce molto bene questa manifestazione. Enrico, accomodati. Enrico Letta sarà intervistato stasera da Bruno Vespa, che non ha bisogno di particolari presentazioni, essendo una istituzione della televisione italiana, e dal direttore della Verità, Maurizio Belpietro, che ovviamente anche lui in questa sala gode di ottima stampa, come si direbbe. E questa intervista, come sempre, introdotta dall'intervento introduttivo di un esponente di Fratelli d'Italia, e in questo caso la parola va al nostro responsabile per l'organizzazione, Giovanni Donzelli. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie a voi. Io ci tengo a ringraziarla, a ringraziare il segretario, perché ovviamente per noi un piacere e un onore riaverlo ad Atreju. È un piacere doppio perché
E questo, dicevo, non vuol dire... Non vuol dire, stavo ad esempio, essere razzisti. Vuol dire confrontarsi su idee diverse. E ovviamente è giusto che ci siano idee diverse. Le abbiamo così diverse che noi con tranquillità diciamo che rispettiamo le vostre idee, ma che non potremo mai governare insieme Fratelli d'Italia col Partito Democratico. In tutte le democrazie mature esistono i progressisti. E lei ha l'onore e il merito di guidare il campo progressista. E esistono i conservatori. E noi abbiamo l'ambizione e la voglia di guidare i conservatori con il nostro leader Giorgia Meloni, che è il leader europeo dei conservatori. Noi vogliamo una democrazia in Italia matura. Vogliamo una democrazia in cui progressisti e conservatori si confrontano, anche aspramente. Vogliamo, spero che nessuno la consideri una parolaccia, arrivare anche quando è necessario al voto e far scegliere agli italiani chi deve governare fra i progressisti e i conservatori. Ci piacerebbe che il giorno delle elezioni si sa chi ha vinto le elezioni, e chi ha vinto le elezioni può governare per 5 anni, e chi perde le elezioni sta all'opposizione, come siamo stati noi con Fratelli d'Italia, orgogliosamente all'opposizione in questi 4 anni. Quindi l'auspicio in questa introduzione è che i progressisti e i conservatori possano in futuro continuare a confrontare anche aspramente, ma senza mai delegittimarsi, senza mai stabilire chi ha la dignità o non ha la dignità di rappresentare il popolo italiano. Questo lo devono poter fare solo gli italiani. Chi vince governa, e ci piacerebbe in questo che questo Parlamento non cercasse all'ultimo di cambiare la legge elettorale per provare a far sì che chi perde le elezioni continua sempre a governare, perché capisco che possa piacere a qualche forza politica che ha paura di perdere le elezioni, ma noi vorremmo che chi vince le elezioni governa e chi perde sta all'opposizione, e poi serenamente abbia la possibilità chi vince di governare per 5 anni, e alla fine dei 5 anni di presentarsi agli elettori che scelgono. La grande domanda con cui chiudo questa introduzione è, che faccio a lei segretario, nel ringraziarla ancora per la presenza: l'Italia è pronta per una democrazia matura come questa, in cui i progressisti e i conservatori si confrontano sui temi senza insultarsi ogni giorno e senza stabilire prima chi ha diritto o non ha diritto di rappresentare il popolo italiano? Grazie per la sua presenza. E non so se devo... Vai tu direttamente? No, allora buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti, comincio io, Bruno. Cioè, beh, mi ricollego a quello che sostanzialmente ha detto Donzelli. Segretario, ma allora, siccome abbiamo discusso, se non sbaglio, per diverse settimane, l'abbiamo letto sui giornali, la presenza qui significa che l'allarme fascismo è improvvisamente rientrato, quindi si può ragionare con tutti? Si può discutere con tutti? Perché noi veniamo da una lunga storia, da una storia dove una parte politica di fatto era esclusa dal dibattito politico, della possibilità anche di determinare alcune scelte, e questa visione ci ha accompagnato per lungo tempo. Oggi l'abbiamo archiviata? Ah, intanto grazie di questo invito, sono molto contento di essere qui. Ho la vaga impressione, avendo letto i giornali di questi giorni, quello che voi scrivete, voi giornalisti scrivete, che io debba fare, semmai ho il problema opposto oggi, cioè il problema di non dar l'idea di essere troppo in sintonia con Giorgia Meloni, perché qui è partito un film che è un film interessante, diciamo, ma che non corrisponde a verità, o sbaglio? Cioè, siamo qui e siamo avversari e manteniamo assolutamente il punto su questa alternatività che, come è stato detto nell'introduzione in modo molto corretto, è il perno di una moderna democrazia. Per cui alla domanda rispondo chiaramente dicendo che io sono perché si vada
al completamento di un disegno che nel nostro paese è sempre rimasto alla fine interrotto, c'è sempre stato un qualcosa che l'ha interrotto questo disegno. E aggiungo, io lo so che voi volete che si voti il più presto possibile, ma mettiamola così, se non si votasse il più presto possibile, se si votasse a scadenza naturale, io lo dico qui e faccio un appello veramente con grande impegno, perché non usiamo l'anno che abbiamo davanti per fare delle cose che non ci saranno più le condizioni per rifare? Alcune cose che secondo me sono fondamentali. Faccio un esempio e io sono sicuro che su questo ci intendiamo subito. Questa legislatura è una legislatura nella quale troviamo una situazione assolutamente abnorme, per cui il gruppo misto è diventato uno dei principali attori della vita politica italiana. Io lo premetto perché sennò sembra sempre, io non ho nulla contro gli attuali componenti del gruppo misto, chi sta lì, ci sono mille motivi che li hanno portati a stare lì, ma io considero una democrazia che non funziona, una democrazia nella quale in 3 anni di legislatura si cambiano 3 governi con 3 maggioranze diverse e il gruppo misto è uno dei gruppi più importanti dello spettro parlamentare. Penso soprattutto che sia sbagliata, adesso vedo Raffaele Fitto e quindi ripenso a quello che succede in Europa, al Parlamento europeo, quando non fai parte di un gruppo parlamentare finisci nei non iscritti. I non iscritti non è l'obiettivo dove andare, perché è un gruppo dove non tocchi palla sostanzialmente, non hai ruolo, hai anche penalizzazioni economiche per certi versi, non c'è vantaggio ad andare nel gruppo dei non iscritti. In Italia il gruppo misto è un gruppo nel quale alla fine, diciamo la verità, c'è anche vantaggi ad andarci, quindi c'è una specie di incentivo, di stimolo ad andare al gruppo misto. Come si fa a considerare funzionante una democrazia nella quale ti presenti alle elezioni, vieni eletto con alcuni parlamentari, pochi parlamentari, e vai in un gruppo misto usando un simbolo che non si è presentato alle elezioni, scusi, ma che esiste nel nostro sistema? Ma questo significa che dobbiamo introdurre un vincolo di mandato? No, questo vuol dire, secondo me, che mantenendo il rispetto della Costituzione, ovviamente, bisogna eliminare quelli che sono oggi degli incentivi ai parlamentari a lasciare il gruppo parlamentare nel quale gli elettori li hanno eletti. Faccio un esempio molto semplice di una cosa che secondo me va fatta. Tu sei stato eletto in un gruppo parlamentare, in quel gruppo parlamentare sei designato da quel gruppo parlamentare presidente di commissione, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera, nelle commissioni di garanzia, poi improvvisamente tu lasci e te ne vai da un'altra parte, nel gruppo misto, e ti porti dietro l'essere presidente di commissione, l'essere vicepresidente della Camera, del Senato, questore. Ma vi sembra una cosa che ha un senso questo? Secondo me no, perché questo è un modo per non rispettare il voto degli italiani. Allora fatemi dire che la prima cosa che io mi sento di dire per rispondere alla domanda che mi è stata fatta, voi volete votare subito, ma se non si votasse subito, queste cose qui, che sono cose, secondo me, di buon senso, che servono a riportare agli italiani la voglia di credere nelle istituzioni e nella politica, perché non le facciamo? Si tratta di cambiare i regolamenti parlamentari della Camera e del Senato. Ci sono delle proposte che sono già lì, si è già fatto dei passi avanti, è una cosa che si può fare in poche settimane, facciamola questa cosa. Io credo che sarebbe già un enorme passo avanti, perché alla fine quello che ci accomuna, credo, sia questa volontà di rendere la nostra democrazia funzionante, la politica, soprattutto per chi è appassionato come noi, perché io immagino, e fatemi dire che le prime persone alle quali do un pensiero, perché di feste noi ne organizziamo parecchie, e io so che le prime persone che sono da ringraziare qui sono coloro che hanno reso possibile in pochissimi giorni mettere in piedi nel centro di Roma, in giorni come questi, un'iniziativa che racconta di impegno politico in un tempo in cui tutti sono in giro qui attorno a fare compere, shopping,
e qui si parla di politica. Fatemi dire che questo per me è il segno di una passione politica e di una passione per la buona politica che alla fine ci accomuna. Beh, in effetti sono stati proprio bravi, perché io pensavo che questa vostra organizzativa ce l'aveste soltanto voi, diciamo che siete almeno in due, ecco, mettiamo così, perché insomma lo spettacolo di stasera è piuttosto notevole. Allora, se non si votasse, eccetera, dobbiamo fare un passo indietro. Che cosa succede alla metà di gennaio? Intanto sta Giorgia Meloni che sta all'opposizione, poi va d'accordo con Draghi, va d'accordo con te, io non ci sto capendo più niente, insomma, è una bella opposizione, un'opposizione molto... Secondo te qual è il gioco di Giorgia Meloni intanto? Questa è una predomanda. Ma non è che ci vuole molto, io lo dico per come l'ho capito io, è quello di fare della nostra democrazia una democrazia in cui esiste una destra, un centrodestra, che ha agganci in Europa dentro le destre europee e che cerca di costruire una destra che va al governo in quanto tale e non va al governo, come è capitato in questa legislatura, con degli accordi che sono degli accordi spuri, come tutti li abbiamo fatti in questa legislatura. Quindi una destra che si presenta con i valori della destra, con un approccio ovviamente diverso dal nostro, molto diverso dal nostro, ma che tenta di vincere le elezioni in quanto destra, e in quanto destra cerca poi di governare. Siccome in quanto destra, in quanto centrodestra cerca di governare, siccome io vorrei fare la stessa cosa dall'altra parte, nel senso che io lo dico qui molto francamente, come sapete io gli ultimi anni li ho passati facendo altre cose, però ho guardato dall'esterno quello che accadeva. La prima cosa, quando mi è stato chiesto di prendere in mano il partito che oggi guido, è stata quella di dire chiaramente a tutti coloro che stanno nel mio partito: se mi eleggete, sappiate che la mia linea è una linea per la quale noi ci candidiamo alle elezioni e al governo nella prossima legislatura ci andiamo soltanto se le elezioni le vinciamo, perché io l'idea che noi dobbiamo andare al governo sempre, non si sa bene per quale motivo, è un'idea che è contraria al concetto di politica che io ho. Questo. Perché oltretutto questa cosa dal mio punto di vista è molto negativa anche per l'immagine nostra, perché noi siamo ogni volta costretti a costruire un'immagine di partito che è un partito, il partito quasi... Beh, guarda, Dario Franceschini una volta mi ha detto: io all'opposizione mi annoio, e quindi questo significa che è una vocazione di governo. Allora, no, io invece ti devo dire la verità, che le vere idee ti vengono all'opposizione. Le vere idee ti vengono quando stai all'opposizione. Stai all'opposizione concepisci nuove idee, concepisci un nuovo progetto, metti in campo nuove iniziative, c'hai la voglia di fare. Quando stai al governo, alla fine c'hai il giorno per giorno che ti porta via tutto, e le vere nuove idee ti vengono all'opposizione. Quindi io, guardate, non ho nessuna paura di sfidarci apertamente, ed è per questo motivo, però vengo alla, perché non voglio dimenticarmi la tua prima domanda, ed è per questo motivo, e guardate, ve lo dico con tutta la franchezza con cui posso permettermi di dirlo, vista l'accoglienza che mi avete, che siccome io voglio che si arrivi a questo tipo di democrazia, è secondo me molto importante, e credo che ce l'abbiate chiaro tutti, che la destra che può vincere le elezioni nel nostro paese, non soltanto perché è l'Italia, ma che stiamo dentro l'Europa, dentro quell'Europa nella quale condividiamo la moneta con altre 400 milioni di persone. Quegli altri 400 milioni di persone, condividendo la nostra stessa moneta, si interrogano su chi vince le elezioni in un altro paese. Si interrogherebbero come si sono interrogati su chi le aveva vinte nel 18 in Italia. Chi è la Lega, chi è Salvini, chi è il 5 Stelle. Noi ci interrogheremmo se le elezioni le vincesse in un altro dei grandi paesi europei, partiti che non hanno degli elementi di totale chiarezza su passato, presente e futuro. Ecco perché qualunque elemento, lo dico diciamo dal punto di vista dell'interesse complessivo del paese, qualunque elemento di chiarezza su tutto ciò che serve
a far sì che a livello europeo ci sia il massimo di unità come c'è dentro. Scusa, il Parlamento europeo, dicono le cose, secondo me è assolutamente fondamentale. Ma questo significa che Fratelli d'Italia deve superare un altro esame di democrazia? Dico molto semplicemente che la chiarezza su i legami con le storie del passato e soprattutto i giudizi sul passato sono un elemento che sono sui quali a livello europeo c'è sempre stato una discussione molto puntuale. Lo sapete che è così, non è che ve lo sto dicendo io, è per tutti, è assolutamente per tutti, ma siccome sappiamo tutti che è così, io credo che sia importante che su questo ce lo diciamo e che consideriamo anche che se qualcuno lo pone questa cosa, non è che lo sta ponendo per motivi, perché, ripeto il concetto per essere molto chiari, la cosa peggiore che potrebbe capitare nel nostro paese è che appunto ci sono elezioni rispetto al quale risultato poi ci sono dei giudizi, dei concetti, delle cose che arrivano da fuori e che lasciano. Invece è fondamentale che in Italia ci sia una democrazia matura nella quale c'è una destra conservatrice, un centrodestra conservatore che va alle elezioni, se le vince col consenso degli italiani governa, se le vince la parte progressista democratica governa. Scusami, segretario, però a Fratelli d'Italia e a tutti gli altri, perché poi si chiedeva anche ad AN prima, insomma, si chiede di rompere con il passato, di dichiarare che il fascismo è la cosa peggiore, così come è giusto magari che sia, ma non lo si chiede al PD o ai partiti che comunque hanno avuto una storia nella sinistra, cioè non gli si chiede di dire dite che il comunismo è stata la storia. Perché tutte le volte dobbiamo parlare di questo? Perché non parliamo del futuro? Hai ragione quando dici parliamo del futuro, di che cosa sarà, di cosa è la destra attuale, di che cosa sarà domani. Sì, però scusami, se per tutte le volte, se, negli altri paesi non accade, ma mi siccome pare. Nessuno a noi ce lo pone questo problema, vuol dire che il problema è risolto, ma è risolto alla radice, da sempre ridotto alla radice. Ma è così, scusate, se non è chiaro questo, è che è risolto alla radice questo problema. Quindi, dopodiché a me, ripeto, non interessa mettermi qui a discutere sul passato. Io sto dicendo soltanto una cosa, che è una cosa che sapete voi tutti benissimo, a partire da tutto quello che state facendo a livello europeo, che questo passaggio non lo volete affrontare e non lo affrontate, ma sbagliate. Siccome l'avete affrontato, lo volete affrontare, lo state affrontando. Continuate così e questo è un interesse di tutti. È un interesse, lo dico molto chiaramente, fortissimo, anche mio e anche nostro, perché se il nostro paese evita ogni volta di avere questo problema nel rapporto con gli altri paesi europei è un tanto di guadagnato per tutti. Quindi la mia risposta alla domanda è esattamente questa qui, è molto semplice, è l'interesse di tutti, innanzitutto nostro. Scusa Enrico, tu hai parlato di centrodestra e di centrosinistra. Sembrerebbero due blocchi distinti e contrapposti, ma questo non chiama il maggioritario. Perché allora volete ritornare al proporzionale che per sua natura in qualche modo disperde e rende anche appanna la trasparenza del messaggio elettorale? Ma infatti, diciamo, quando dici volete non riguarda me. Beh, cioè, tu sai che nel PD la vocazione, cioè il PD è figlio del maggioritario, figlio di Prodi e figlio di Veltroni. Vabbè, allora quindi è una mia fantasia il ritorno proporzionale. No. Sono lieto di aver avuto questa allucinazione, insomma, basta. No. Quindi maggioritario e basta, benissimo. Io personalmente sono sempre stato assolutamente, da sempre, su questa linea, l'ho sempre portata avanti, quindi non ho motivi per cambiare idea. Questa mi pare un'ottima risposta per quanto mi riguarda. Allora, andiamo un momento al tema centrale. Ho detto, il Presidente della Repubblica va scelto con il più ampio consenso, anche quello di Giorgia Meloni. Ma questo lo dici, come io penso, perché una carica così importante deve essere veramente condivisa o perché per la prima volta la sinistra non può scegliere il suo candidato? Ora ti faccio due esempi. Negli ultimi 23 anni abbiamo votato 4 volte il Presidente della Repubblica. 2 volte su 4 il Presidente della Repubblica è stato votato anche dalla destra, cioè c'è stato un ragionamento che è stato un ragionamento complessivo, collettivo del sistema. Io sono perché si riparta da quelle esperienze positive sono state utili per il Paese.
sono state esperienze molto importanti e soprattutto ci hanno fatto capire che è un vantaggio per tutti avere il Presidente della Repubblica figlio di una larga condivisione. Quindi non è vero che noi lo facciamo oggi questo ragionamento perché siamo minoranza in Parlamento. Tra l'altro noi siamo minoranza, questo lo dico perché si guarda a noi spesso e volentieri come voi non avete fatto questo, non avete fatto quest'altro, ma noi siamo il 12% del Parlamento. Questo io lo ripeto sempre perché è bene saperlo. In questo Parlamento, tra la sconfitta elettorale del 18 e la scissione, le scissioni che abbiamo avuto, noi siamo il 12% del Parlamento, quindi la nostra capacità di influenza è ridotta. Io penso che il Presidente della Repubblica, così come è capitato le altre volte, è bene che sia eletto con una larga maggioranza. Dopodiché penso che se così non fosse sarebbe un errore grave per il Paese, soprattutto perché in questo momento l'idea che l'unità attorno alle scelte che stiamo facendo sia necessaria, a me sembra una bella cosa, una cosa positiva, scusami, dalla quale tutti possiamo trarre vantaggio. Scusami, ma questo quindi condividi le parole di Conte che proprio qui ha detto, non c'è scritto da nessuna parte che debba essere un presidente del centrosinistra, quindi si apre la possibilità di ragionare su candidati che appartengano a uno schieramento diverso, mentre nella storia più recente il candidato l'hanno sempre sostanzialmente indicato e pescato nell'area del centrosinistra. A questa domanda ti devo rispondere però con l'altro concetto, che è quello per il quale io dico che bisogna che il Presidente della Repubblica o la Presidente della Repubblica sia eletto con la più larga maggioranza possibile e che siamo tutti aperti a vedere i candidati con la massima appunto apertura di spirito rispetto a provenienze, ma lo dico con grande chiarezza, io rivendico la posizione che ho tenuto fino adesso e la ribadisco anche qui, perché se noi ci mettessimo da subito a discutere della vicenda del Quirinale, noi perderemmo totalmente di vista subito, perché il sistema politico è fatto così poi alla fine, le tre questioni chiave che abbiamo davanti oggi, che non dobbiamo perdere di vista e che dipendono dalle scelte che facciamo in queste ore e nei prossimi giorni, che sono: la prima, come gestiamo la vicenda della pandemia e come evitiamo che l'Italia diventi come la Germania, come i Paesi Bassi, come gli altri paesi del nord. Prima. Seconda questione, e siamo a dicembre, siamo in un mese decisivo per tanti motivi. Secondo motivo, seconda questione, la legge di bilancio. Come riuscire a far sì che la legge di bilancio arrivi in porto nel modo migliore possibile. Ci sono tantissime persone che sono in attesa di cose che sono lì dentro. E terzo elemento, il mettere a terra il PNRR. Siccome secondo me il governo Draghi sta lavorando bene, voi siete all'opposizione, quindi per voi non è così. Io che sostengo il governo Draghi penso che il governo Draghi stia lavorando molto bene. Lo sostengo, sostengo quello che sta facendo, ritengo che questi tre siano impegni già di per sé enormi, quindi la vicenda del Quirinale molto concretamente... Quindi quando se ne parla del Quirinale? Se ne parla dal primo gennaio, il giorno dopo che la legge di bilancio è stata approvata, dal primo gennaio si parla di Quirinale, ci sarà tutto il tempo, c'è un intero mese per discutere di Quirinale, secondo me sarà il modo migliore per far sì che in questi giorni quelle tre, quei tre obiettivi che ho detto prima riescano a essere... Ma visto che tu vuoi che ci sia la più larga maggioranza possibile, la cosa più naturale non sarebbe che l'attuale maggioranza di governo chiedesse al Presidente del Consiglio di diventare Presidente della Repubblica? Ho capito, ma ti ho appena detto che ne parliamo a gennaio, quindi... Butti la palla in angolo, dai! Sfugge! Ma... hai letto le cose che ha scritto il Financial Times a proposito di Draghi? Che dice che deve rimanere a Palazzo Chigi perché sarebbe la garanzia. Tu hai citato tre emergenze, la prima è quella della pandemia, la seconda è la legge di bilancio e la terza, che è fondamentale, è l'applicazione del PNRR. L'uomo sicuramente più esperto, più competente, più preparato per affrontare sia le tematiche di bilancio sia la questione degli investimenti e l'attuale Presidente del Consiglio. Quindi condividi questo giudizio? Deve rimanere a Palazzo Chigi? Io penso che Draghi stia facendo molto bene e se Draghi rimanesse a Palazzo Chigi questo sicuramente sarebbe una cosa positiva. Saresti contento? Ma
come ho detto prima, di cosa faremo e di che decisioni prenderemo per il Quirinale ne parleremo a gennaio. Quindi non, ecco, però muoviamo, togliamo paradossalmente Draghi. Se lui dovesse, non ti dico se andà, come la pensate, eccetera, ma ammettiamo che per un caso lui vada, è una delle mille ipotesi, andasse a Palazzo Chigi. Questa maggioranza sarebbe destinata, secondo te, a continuare sotto altra guida, oppure fatalmente anche per la vicinanza delle elezioni si sfalderebbe? Ma la risposta è non lo so. So che questa è una maggioranza molto difficile. Fatichiamo molto dentro questa maggioranza, lo vedete in Parlamento quotidianamente, non è che me lo invento io. Fatica la maggioranza, fatichiamo a stare insieme, fino adesso siamo riusciti a stare insieme perché c'è, credo, un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Vedremo cosa succederà da gennaio e poi decideremo a quel punto. Ma c'è un'altra questione però che si affaccia, non è solo quella di Draghi, c'è la questione di Silvio Berlusconi. Che Silvio Berlusconi è in campo. Fra l'altro ieri, se non sbaglio, sempre Conte qui ha espresso delle parole abbastanza sorprendenti. Ma vedi perché è bella la politica, perché succedono le cose che delle mai, cose che mai, ti mai immaginato. Penseresti di vedere. No, è una mai vera... Io mi sono commosso, mi sono... Le dichiarazioni di Conte, ha riformato, ha cambiato un'area politica. Condividi? E quindi... Berlusconi è un possibile candidato? So che tu dici ne parliamo a gennaio e ti ripeti sempre la solita cosa, però forse almeno sull'impressione, sul fatto che Berlusconi, cacciato dal Parlamento, ricordiamoci, nel 2013, va bene, comunque tu eri fra l'altro Presidente del Consiglio, cacciato dal Parlamento all'epoca, è un interlocutore e anche un possibile candidato? Guarda, su questo ho detto prima una cosa che ripeto, il Presidente della Repubblica secondo me deve essere eletto a larga maggioranza, punto. Non mi sembra francamente che questo tipo di caratteristica, lo dico con insomma tutto il rispetto, ecco, sia la caratteristica con la quale sta nascendo o si sta parlando dell'ipotesi di una candidatura di Berlusconi, mi sembra contraddittoria con questa caratteristica, quindi io ho l'impressione che sia molto in salita per questo motivo che ti ho detto e per altre considerazioni che faremo a gennaio, se a gennaio la questione sarà ancora sul tappeto. Mi sento di dire, lo dico qui con grande franchezza anche qua, che l'idea, che l'impressione che io ho che comunque questa cosa sta intanto bloccando tante cose, cioè io lo percepisco, insomma, che il centrodestra è fermo perché aleggia questa cosa di Berlusconi, quindi tutti fermi, non si fa nessun passo, non solo sul Quirinale ma anche su un sacco di altre cose, è tutto diventato più ingessato ed istituzionale in attesa di Godot, ecco, però Non mi sembra che sia una cosa, insomma, si potrebbero fare anche in questo periodo tanti altri passi avanti in più, magari discutere di alcune cose, invece vedo tutti fermi perché c'è questa cosa qui. Tu comunque non escludi di poter eleggere una persona indicata dal centrodestra, se trova evidentemente un consenso ampio, insomma. Ne parleremo a gennaio. Io non escludo di eleggere il Presidente della Repubblica a larga maggioranza. A larga maggioranza vuol dire che dovremo votarlo tutti insieme. Allora, riparto da una considerazione del segretario organizzativo all'inizio che parlava del disegno di legge Zan. Io devo dirti che sono rimasto molto sorpreso per la mancanza di un tentativo di mediazione. Perché lì, onestamente, su almeno un paio di articoli si può lavorare, insomma, no? Su quel tema così curioso e divisivo del sesso percepito, insomma, persone di buon senso una soluzione la trovano. Perché non è stato possibile trovarla? Ti confesso che me lo sono chiesto anch'io, perché non c'è stata questa possibilità. Perché... però guardate, non... c'è una cosa che a me ha colpito molto, lo dico con grande franchezza,
perché io alcuni giorni prima della chiusura di tutta quella vicenda, nel modo in cui è stata chiusa, feci in televisione un discorso che era un discorso di dire: apriamo una discussione su alcuni punti che possono essere i punti di cambiamento. Domenica sera in televisione, sulla Rai. E poi si andò invece al voto senza che ci fosse stata la possibilità di aprire nessun discorso di cambiamento. La cosa che a me ha colpito negativamente di quel passaggio è stata la reazione dell'Aula. Quella reazione dell'Aula a me ha fatto pensare, lo dico con grande franchezza, andatevi a rivedere quell'immagine. Vabbè. No, non avete applaudito. Calma. Se andate a vedere quell'immagine non è stata l'applauso, è stata l'esultanza a un gol in un derby che fa al 93esimo vincere il derby. Ho capito, secondo me però il concetto, quell'applauso lì, così da derby, mi ha dato a me l'idea che non c'era nessuna volontà di arrivare a delle mediazioni. Questa è stata la mia impressione. Questa è stata la mia impressione. Calmi, quindi calmi. Facciamo, io dico molto semplicemente. Facciamolo parlare. Io dico molto semplicemente, e lo dico su un tema che io credo sia molto importante e che va in aula lunedì prossimo, sul quale io vorrei che la discussione fosse totalmente diversa in termini di clima, e da parte nostra la volontà di cercare di arrivare a una conclusione positiva, cercando di evitare qualunque forma di estremizzazione del dibattito, cioè è totale, e la dico qui, il 13, cioè lunedì prossimo, va in aula, in discussione, un disegno di legge che non ha nessun nome, per essere chiari, non ha nomi, quindi non avendo nomi non si può dire che è una bandiera per nessuno. È un disegno di legge di applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, 2 anni fa, in una sentenza, ha detto alcuni principi con i quali coprire un vuoto legislativo rispetto a un tema che 20 anni fa, 30 anni fa, era un tema di assoluta e differente priorità rispetto a oggi, perché la questione del suicidio assistito, e ripeto il termine suicidio assistito, non sto parlando di eutanasia, sto parlando di suicidio assistito, è una questione che i progressi della medicina hanno reso una questione non astratta o una questione che riguarda alcuni casi eccezionali, perché tante volte questo tema lo si affronta dicendo: ma ritorniamo al vecchio metodo, il vecchio metodo è quello del buon senso, il buon senso del medico, della famiglia. Noi sappiamo tutti benissimo che i progressi della medicina hanno reso una vicenda come quella appunto della vita vegetale, che è un fatto molto diverso da come era un tempo. Allora, esiste un vuoto legislativo totale, non siamo gli unici. La Corte Costituzionale tedesca e la Corte Costituzionale austriaca hanno esattamente fatto una cosa simile alla Corte Costituzionale italiana. Allora, quello che voglio dire è che su temi di questo genere, secondo me, la discussione deve essere una discussione che sia mirata a cercare di fare le cose in modo tale che le persone che soffrono, che sono tantissime, molte più di quello che noi pensiamo, trovino nel Parlamento non un luogo in cui si strumentalizza in un senso o nell'altro queste situazioni per trarne un vantaggio politico, perché se la politica fosse in grado di avanzare con posizioni moderne, anche nuove, che ripeto sono posizioni complicate. Fatti una domanda proprio su questo tema, perché il rischio è quello di avere comunque due fronti contrapposti, come c'è stato per sulla legge Zan. Fra l'altro questo argomento, e cioè il suicidio assistito, è un argomento che attraversa non solo il Parlamento dividendo destra e sinistra, ma è trasversale, perché anche a sinistra c'è chi si pone
dei dubbi su questo, perché come è stata impostata la questione non si tratta di suicidio assistito, ma come ha spiegato per esempio Luciano Violante, di omicidio del consenziente, che è una cosa un po' diversa da no. quello che cioè, no. apre no. una strada dove se c'è qualcuno che non è in fine, nel momento del fine vita, che non è in grado di scegliere, ma è una persona psicologicamente provata per mille ragioni, beh, può farsi assistere da qualcuno e farsi uccidere senza che nessuno poi lo sanzioni. No, contesto, questo è una delle preoccupazioni manifestate. Contesti, contesto questo passaggio? Beh, lo dice Luciano Violante, che mi sembra appartenga al tuo partito e mi sembra sia stato presidente della Camera, quindi insomma una persona da non sottovalutare, avendo anche qualche competenza giuridica. Non ho letto quello che ha detto Violante. L'ho scritto su Repubblica. Però il punto essenziale è questo: la norma di cui stiamo parlando non è omicidio del consenziente. La norma di cui stiamo parlando, perché una cosa è il tema. No, perché sennò si rischia il bis della legge Zan. No, il tema eutanasia, il tema omicidio del consenziente, eccetera, è una questione. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui stiamo parlando del suicidio assistito, cioè di una vicenda rispetto alla quale, ripeto, la Corte Costituzionale tedesca, quella italiana, quella austriaca hanno preso una posizione indicando una serie di condizioni in cui dicono al Parlamento devi intervenire perché c'è un voto giuridico. Scusa Enrico, siccome c'è un referendum anche in corso. Sono su due questo, cose diverse, cioè, Maurizio. Ecco, scusami, mi spieghi. Però questi sono, questi sono fatti oggettivi. Una cosa è un referendum sull'eutanasia, cioè l'omicidio del consenziente. Enrico. Altra cosa è il suicidio assistito, sul quale è intervenuta la Corte Costituzionale 2 anni fa. Perfetto. Ed è una questione sulla quale, secondo me, staccando le due cose, ecco perché ne parlo qui. Quindi non appoggerete il referendum che va in quella direzione? Il referendum deve essere ancora approvato dalla Corte Costituzionale. Sì. Quando la Corte Costituzionale interverrà su questo, decideremo la nostra posizione. No, quando la Corte Costituzionale deciderà, a quel punto l'argomento esisterà e prenderemo la nostra posizione. Quello che vi dico sul tema suicidio assistito è non gennaio, il suicidio assistito è lunedì prossimo, quindi io fatemi dire molto semplicemente, mi aspetto che ci sia da parte nostra un atteggiamento assolutamente sui temi su questa vicenda, perché come hai detto tu, questa è una vicenda totalmente trasversale, una vicenda nella quale le coscienze sono chiamate in causa, ma francamente, ma ci rendiamo conto di quello che la scienza e la medicina hanno cambiato, sappiamo tutti cosa vuol dire oggi vivere situazioni che 20 anni fa, 30 anni fa erano impossibili, che oggi sono presenti nelle nostre vite, delle nostre famiglie, e non è immaginabile di dire a quelle persone il tuo è un non problema, e no, esiste il problema e io credo che sia fondamentale. Allora, per mia chiarezza, mi spieghi qual è il confine esatto tra il suicidio assistito e l'eutanasia? Il suicidio assistito e l'eutanasia, qual è il confine? Il suicidio assistito vuol dire una situazione nella quale tu sei assolutamente consenziente, vigile e vuoi, in una situazione in cui la Corte mette una serie di condizioni e tu vuoi alla fine avere la morte, rispetto a una situazione in cui sei tu che scegli, chiaramente tu che scegli, in una situazione in cui con tutte le condizioni date, cioè irreversibilità, stato vegetale... E l'eutanasia che cos'è? No, quella è un'altra cosa, in e cui quale? Non sei tu che ti dai la morte, ma è un'altra persona che ti dà la morte. Su tua richiesta? È diversa. No, il tema è l'atto che tu compi. Il tema è l'atto che tu compi. Una cosa è l'atto tuo e un'altra cosa è l'atto di un'altra persona. E questa è una situazione totalmente diversa. Quindi il caso è Luana... Sarebbe fuori da questa modifica. Il caso del DJ Fabo. DJ Fabo scelse. È questo caso qui. Ma il caso di Eluana no, perché è il caso del DJ Fabo. Eluana non scelse di... Dopodiché, io quello semplicemente che sto chiedendo, questo e sto offrendo una disponibilità. Lunedì comincia in aula una discussione su questi temi. Come vedo dalla discussione che abbiamo appena fatto, mancano molti elementi basilari di informazione. Perché, ripeto, sono due storie diverse,
guardate, l'eutanasia è una cosa, il suicidio assistito è un'altra cosa. La Corte Costituzionale è intervenuta su questo, c'è un intervento che è molto chiaro e molto netto, quindi il Parlamento ha anche il dovere di intervenire. Io credo che sia un tema sul quale discutere, ed è una discussione rispetto alla quale, guardate, che i paletti delle precedenti, diciamo, bagagli ideologici che ognuno di noi si porta dietro non bastano più, perché la scienza e la tecnologia sono andati talmente oltre che nessuno ha la cassetta degli attrezzi o il libretto delle istruzioni nelle storie del passato in cui dice è sicuramente così o è sicuramente cos'ha, perché ripeto, mi sentirei di dirlo su molti altri temi, il cambiamento tecnologico ci sta portando su territori sui quali nessuno ha la bussola che gli viene dal passato, nessuno, su tantissime questioni, l'uso dei droni, l'uso della robotica applicata alla sanità, la questione della protezione dei dati personali, sono una quantità di questioni sulle quali, venendo da storie diverse, avendo ognuno di noi dietro le spalle un suo bagaglio culturale, lì dentro non c'è scritto come la risolvi quella questione, perché sono questioni totalmente nuove, quindi io mi sento di dire che su queste cose non possiamo andare con leggerezza o semplicemente dicendo io sono sempre stato contro e continuerò sempre a essere contro. Allora, io credo che la mancata mediazione sulla legge Zan sia dipesa dal fatto che nel tuo partito ci sono delle posizioni degli ayatollah che poi trascinano tutto verso lo scontro. No, dai, contesto insomma, questa cosa. Non lo so, io mi auguro che su un tema così delicato, da parte di tutti, sia da parte della destra sia da parte della sinistra, ci sia veramente una volontà di azzerare i pregiudizi e di collaborare, perché se qualcuno si impunta, si comincia ad impuntare, poi come al solito andremo alla spaccatura e poi nel voto può succedere un disastro di ogni genere. Quindi... cioè, vorrei ripetere una cosa, stiamo parlando di una questione sulla quale è intervenuta la Corte Costituzionale, non è che è intervenuto il Congresso del Partito Democratico, è intervenuta con una sentenza la Corte Costituzionale. Però non c'è un automatismo, no? Evidentemente. No, chiedendo al Parlamento di fare il suo dovere, cioè di coprire un vuoto legislativo e indicando il percorso rispetto al cui voto. È chiaramente indicato quel percorso, quindi sto parlando di una cosa appunto che va esattamente nella direzione di quello che dici. Maurizio. Ma posso introdurre un elemento di malizia? Cioè, ma non è che sul tema della legge Zan, su un altro tema con la Ius Soli, su un tema che vorrei che tu toccassi, che è quella specie di patrimoniale che suggeristi all'inizio del tuo mandato da segretario, siano più temi identitari che rimangono fuori dall'area di governo, perché alla fine nessuno, non mettono in discussione il governo, la stabilità del governo, ma consentono una certa così vivacità politica a te e al tuo partito, pur sapendo che sono battaglie destinate a essere sconfitte, destinate addirittura a ricevere una secca smentita come quella sulla patrimoniale, quando tu proponesti una tassazione dell'imposta di aumentare la tassazione dell'imposta di successione sopra una certa quota, se non sbaglio, di 5 milioni. E il Presidente del Consiglio replicò dicendo non è il momento di togliere dalle tasche degli italiani dei soldi, ma semmai di metterli. Cioè, in sostanza, la sensazione è che qualche volta queste siano battaglie identitarie, fatte senza mediazione, proprio perché sia sulla legge Zan e forse temo anch'io, e lo diceva Bruno poco fa, anche sul tema del fine vita, ci possa essere questo esito. La risposta è no, perché io ripeto, sulla legge Zan il tentativo di una mediazione finale c'è stato, il tentativo è finito male, ma il tentativo c'è stato e io stesso l'ho messo in campo. Sulle altre questioni, detto qui, io credo che non fare uno scandalo se dico che le battaglie identitarie non sono una cosa sbagliata, io credo che le battaglie identitarie siano parte integrante, fondamentale dell'azione politica. Io la proposta sulla questione dei giovani e sul tema di come finanziare quella misura l'ho fatta e l'abbiamo fatta perché io credo profondamente che oggi il problema principale del nostro paese siano i giovani, ma lo dico, guardate, senza nessun dubbio, perché nel momento nel quale voi prendete una mappa d'Europa
e in questa mappa d'Europa prendete le cifre, l'età nella quale si esce da casa, e prendete l'elenco dei paesi europei. Ora, non dico che noi dobbiamo prendere la Svezia come riferimento, sarebbe esagerato, la Svezia escono mediamente da casa i ragazzi a 19 anni, ed è esagerato, secondo me. Ma in Germania e Francia i giovani tedeschi e i giovani francesi escono di casa a 24 e 25 anni, mediamente. I giovani italiani escono di casa mediamente a 31 anni. 31 anni. Io, guardate, lo dico molto semplicemente, molto hanno anche un salario però all'estero, che è diverso. Una società nella quale i giovani stanno a casa con la mamma e col papà fino a 30 anni è una società che si priva di mettere nel motore la parte più dinamica, più innovativa, la parte più forte. E io credo che, guardate, questo sia un tema fondamentale dal quale non sfuggiamo, perché se noi continuiamo a pensare che non è che i nostri ragazzi rimangono a casa perché è comodo rimanere a casa, rimangono a casa perché non ci sono le condizioni per uscire di casa, per mettersi in proprio, perché non c'è la casa per andare a mettere su una casa, non c'è il lavoro e ci sono all'inizio soltanto stage e tirocini gratuiti, e stage e tirocini gratuiti non sono il modo col quale tu ti metti in proprio. Ma la soluzione è la tassazione di alcuni patrimoni? La soluzione è quella di è solo questa? Aumentare le tasse per far uscire di casa i ragazzi? La soluzione è quella di mettere in campo una serie di iniziative in cui la principale, che io vorrei che l'anno prossimo facessimo, è quella di eliminare, per esempio, di cambiare radicalmente la logica dei tirocini, degli stage e dell'apprendistato. Basta tirocini gratuiti, basta usare lo stage come primo ingresso nel mercato del lavoro. Questo lo dico facendo anche un bel pezzo di autocritica, perché in questi 20 anni purtroppo siamo stati tutti con grandissima superficialità su questo tema. Nel lavoro si entra con un contratto, non con uno stage. Questo è il punto di partenza dal quale bisogna muoversi. E quel contratto deve essere un contratto con un montante dignitoso, che ti consenta di vivere la tua vita dignitosamente. E se questo non c'è, ecco perché una delle cose da fare l'anno prossimo è eliminare alcune forme contrattuali che spingono alla precarietà, a partire dal discorso dei tirocini gratuiti. Vengo accusato perché, pensate un po', ho proposto ai ragazzi che compiono la maggiore età, appunto, di dare un contributo perché si mettano in proprio, e ho proposto che quel contributo sia finanziato con l'inserimento della tassa di successione per l'1% della parte più ricca del paese. Sono stato accusato anche dal giornale come il tuo di essere uno che l'hai appena detto, che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani. Non l'ha detto il Presidente del Consiglio. Non ha detto mettere le mani. È un linguaggio che tu testualmente non è il momento di mettere le mani in tasca. Non ha messo le mani, di metterci dei soldi. No, non ha detto così, ha detto un'altra cosa. Comunque, il concetto essenziale è questo. Nel nostro paese, nel momento nel quale un grande ricco, diciamo così, passa a miglior vita, il figlio del grande ricco ottiene un vantaggio totale senza dare un contributo alla società di nessun tipo. Allora, fatemi dire molto semplicemente che se chiediamo a quell'1% della società italiana un contributo per aiutare i giovani di oggi, che secondo me sono la parte debole del nostro paese, io credo che facciamo una scelta non di finanziare tutto quello che bisogna fare con i giovani su quello, ma di indicare chiaramente che c'è bisogno del fatto che tutto il nostro sistema, e anche e soprattutto la parte più ricca del nostro paese, si ponga il problema che i giovani in Italia sono messi ai margini, e se noi continuiamo a mettere ai margini i giovani italiani è il nostro paese nel suo complesso che non funzionerà. Se non ci poniamo questo problema, io sono sicuro, ve lo dico con grande chiarezza, che una proposta di questo genere anche i giovani di Fratelli d'Italia, non come questa ma simile a questa, sono sicuro che la faranno.
perché i giovani del nostro paese non ne possono più di essere tenuti ai margini come li stiamo tenendo ai margini, in una condizione, io credo, insostenibile per il paese. Quindi io penso che su una battaglia come questa, almeno per questo... Posso farti solo una domanda brevissima, poi lascio la parola a Bruno? Ma quindi questo significa modificare anche il famoso, la famosa riforma del lavoro introdotta da Renzi? Perché di questo si parla. Quasi tutte le riforme che hanno consentito una serie di, diciamo, precarizzazioni arrivano dalla sinistra, a partire da Treu per finire a Renzi. Questo significa che... Non è che su una cosa di questo genere mi fai scattare chissà quali... Io sono assolutamente, perché in modo totalmente ideologico ci si mette attorno a un tavolo e si guardi quello che sta succedendo. Ci rendiamo conto che oggi 9 dicembre... In Spagna perché devo chiudere, ma a me piace stare qua. Oggi a Bruxelles l'Europa, la famigerata Europa, ha preso una serie di decisioni in cui una delle decisioni più importanti è il fatto che i riders devono essere inquadrati con un contratto vero, e io ringrazio l'Europa perché ha fatto una roba della quale io credo tanti, centinaia di migliaia di ragazzi che portano in giro per le nostre città i pacchi e che fanno francamente un mestiere non bellissimo, che però almeno abbiano la solidità di un contratto. Secondo me questo è un passo avanti. Fatemi dire che queste sono le cose che dovremmo fare. Enrico, dobbiamo chiudere perché tu devi andare via e qui il programma è ancora molto vasto. Io non ho mai creduto all'efficacia di quella piccola dote, perché è troppo piccola per essere decisiva. Ma se voi tutti insieme, qui credo che anche l'opposizione possa essere d'accordo, farete quella riforma del lavoro, quella riforma dell'apprendistato per tirar fuori i ragazzi dalla casa di mamma e papà, quella potrebbe essere la spinta decisiva, con contratti che incoraggino le aziende ad assumere legalmente i ragazzi e incoraggi i ragazzi a rinunciare al reddito di cittadinanza per mettersi finalmente a lavorare. Questo è tutto. Su questo tema, sul quale io spero ardentemente che le scelte che faremo, e spero anche che le faremo insieme, siano scelte che vanno nella giusta direzione, in conclusione vi racconto quello che mi capita spesso in tanti dibattiti che ho fatto in giro per i territori nei quali ho fatto campagna elettorale, nei quali ho discusso. Mi trovo alla fine di dibattiti come questo, in cui per metà del dibattito ho parlato di giovani, qualcuno che alla fine sale e con l'aria di chi la sa lunga, di chi ha lunga esperienza, mi dice: ti rendi conto che gli elettori del nostro paese sono tutti anziani, hanno tutti i capelli bianchi, i giovani sono pochissimi e non votano, quindi smettila di parlare di queste cose, piazza lì un quota 300 sulle pensioni o cose di questo genere, fai una roba che parli di questi temi e vedrai che riesci a prendere un po' più di voti. Io a quelle persone che mi dicono così ripeto sempre questo, e lo voglio dire qui perché ne sono convinto: io ci parlo con gli elettori che hanno i capelli bianchi. Gli elettori che hanno i capelli bianchi, la prima cosa che mi dicono normalmente non è su di loro, è che mi dicono che sono preoccupati, drammaticamente preoccupati, per una generazione di giovani che sono i loro figli e i loro nipoti, che non riescono a trovare uno straccio di lavoro dignitoso e una prospettiva importante per il loro futuro. E quei persone con i capelli bianchi, quello che mi dicono, la prima cosa che mi renderebbe a me tranquillo è sapere che mio figlio e mio nipote si trova in una condizione nella quale non deve dipendere dalla mia pensione per riuscire ad andare avanti. Questo io credo che sia la cosa che a tutti noi ci deve accomunare nel guardare avanti, e fatemi dire che un tema come questo è un tema bellissimo in termini di cose da fare, sulle quali discuteremo nelle piazze, nei territori, nel paese,
e discuteremo nel prossimo Parlamento. Io sarò all'opposizione se avrete vinto voi, voi sarete all'opposizione se avremo vinto noi. Grazie. C'è una giovane conduttrice che viene a salutarci. Grazie.